Martians. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? What? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Miranda. Enough. Remember Evelyn and her power over the Mole? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me! Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. I've waited so long, but dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Non so più che dire. Oh, ma stiamo scherzando, raga. Da dove inizio? Beh, il fatto che è comparsa anche la vecchia mi fa pensare che pure quella era Miranda, insomma, trasformata, che magari girovagava per mimetizzarsi, insomma. Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen. And I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda. But we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it.
3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. We'll get her, Captain. The squad's ready for you. So BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was it last? The desert? Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turned herself into Mia, though. Taking 5 shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Beh, ma... quindi sì, ok, a parte la BSA potrebbero anche stare in contatto, sai, insomma, lui ci lavorava anche. Non può, raga, io non... andiamo a sparare, raga. Che vi devo dire, raga? Che vi devo dire? Beh, questa forse è l'occasione per parlare del fatto che Chris Redfield... Andiamo a salvare Rose. Andiamo a salvare 4 pezzi di cadavere di neonato mutato messi nei barattoli del laboratorio di oggi, dei flaconcini medievali di sti 4 signori. Andiamo a sparare, raga. Che cazzo vi devo dire? Ai ai ai. Vediamo un po' che ci abbiamo di bello. Pistola semiautomatica, medie dimensioni. Bella attrezzato, Chris, Marcatore laser, uno strumento per marcare bersagli. Magari gioco di squadra, fanno bombardamenti, cose. Autoiniettore medico. Guarisce ogni ferita. Qui... zero. Sì, vabbè, non ho detto niente sulla morte di Ethan, che è avvenuta mezzo minuto dopo che gli è stato strappato il cuore, perché, vabbè, sì, del resto. Non ho detto niente perché, sarò sincero, non è che mi ha colpito molto. Ma è un personaggio, sì, ok, è il protagonista del 7, c'è sempre il discorso che è una specie di foglio bianco. Non dice quasi mai niente nel set, non ha reazioni che dovrebbe avere. Sta cosa è stata fatta intenzionalmente per far immergere di più il giocatore e far sì che lui diventi Ethan. Sta cosa è ok in certi giochi, tipo Dark Souls, Bloodborne, anche lì il personaggio, il protagonista praticamente non parla mai. Insomma, sta cosa ha senso. In un gioco come Resident Evil non credo mi piace molto. Comunque, anche per questo è un personaggio a cui personalmente non mi sono mai attaccato. Quindi, il fatto che è morto dopo quella battaglia tamarrissima, insieme a tutti quei discorsi, Miranda, bla bla bla, eccetera eccetera, a maggior ragione, per via del contesto, è una cosa che non mi ha fatto esattamente né caldo né freddo. Poi non lo so, con tutto sto discorso dei mutamicete, Rose c'ha i superpoteri, può ricostituire il suo corpo e bla bla bla, a sto punto non mi stupirebbe se anche Ethan rispuntasse vivo, resuscitato da Rose, neonata, anche, sì, perché no, tanto, anche Mia, che non si sa che fine ha fatto, ma facciamo che è morta, facciamo resuscitare pure lei, non mi stupirebbe più niente. E questa è una cosa, e veniamo al discorso di Chris, perché ormai siamo a fine gioco e è meglio che certi discorsi li faccio adesso da parcheggiato, così poi
perché poi ci sarà anche il discorso proprio di fine let's play e anche lì dovrò dire qualche cosa, quindi spezzetto un po' i discorsi. Chris Redfield, come vi ho detto alla fine di Resident Evil 7, secondo me non aveva alcun motivo di esistere lì. E vabbè, qualcuno potrebbe dire ma l'hanno messo proprio perché già all'epoca avevano intenzione di fare l'8. Secondo me no. Secondo me non ce l'avevano, ma neanche lontanamente in progetto di continuare la storia di Ethan. Perché, a parte che non sembravano esserci i presupposti, e perché poi hanno lavorato ad altro. Vabbè, uno potrebbe dire hanno fatto i remake perché sì, ma poi si sono dedicati di nuovo all'8. Insomma, vabbè. Sto remake naturale o non... sto seguito qui in Resident Evil 8, naturale o forzato che sia, non cambia il fatto che secondo me Chris Redfield non aveva alcun motivo di esistere nel 7. E non perché Chris mi sta sulle scatole o robe del genere, non ho nulla contro il personaggio di per sé, ma è proprio sembrata una forzatura, proprio che tu arrivi alla fine di Resident Evil 7, che c'è una sua storia che per una volta non ha a che fare con l'Umbrella, eccetera, eccetera, e ci sta benissimo, secondo me, e poi alla fine, bam, di nuovo l'Umbrella, però stavolta è buona, ma sì, sbattiamo sempre l'Umbrella, e Chris Redfield totalmente a cazzo, perché sì, deve esserci Chris Redfield. E quindi già lì, come vi ho detto, è una cosa che non mi è piaciuta assolutamente, e qui di nuovo l'hanno dovuto reinserire, perché sì, e sti cazzi, andiamo a sparare. So anche stanco, sarò sincero. Hey Alpha, look at this. The SAA, they've gone too far. Looks pretty rough down there. How are you planning on reaching the objective? First, we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile bioweapons. Roger. A sto punto non fa alcuna differenza, ok? Ma pure il fatto che Chris abbandona la BSAA non è che ha molto senso. Ora non mi ricordo se nel 7 viene impiattata e spiegata in qualche motivo raffazzonato, ma sinceramente gli se ne frega. Cioè, perché abbandonare la BSA, che è un'istituzione, insomma, globale, tanti eserciti, tanti uomini, risorse economiche, bla bla bla, per andare a lavorare con la nuova Umbrella, che è di nuovo tutto quel discorso, col gruppettino molto più ristretto, isolato? Cioè, perché non... Vabbè, ripeto, questi sono dettagli ormai, qui so davvero per una volta che guardo il pelo nell'uovo. Ma perché poi arriva al punto che sto talmente scazzato che... Sì, vabbè, io sparo a caso tanto. Sì, ste frasi sono dovute alla frustrazione, ok, non ad altro, queste non... Non è che so critiche sensate, ci mancherebbe, lo capisco anch'io, sono sfoghi. Però insomma è... Andiamo a sparare. Western route is clear, moving out. Almeno quello mi piace. Bombettine, la cura. Apriamo un po' anche sta pistoletta, boh, giusto per variare. SAA craft spotted. Two guards. I can take them. Don't get cocky. Ok, 20.000 risorse. Questo è proprio... Spara, spara. Proprio divertiti. Ah, siamo tornati a casa di Luisa. Non mi fa neanche aprire la mappa. Vabbè, cioè questo è fatto proprio che tu devi andare spedito e fare le battute finali. Anche se io mi sto fermando a fare tutti questi discorsi. Let's go. La 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 la. Large
sighted. Uh-huh. Hey, boss, it's me. Maybe releasing infectious particulates for support fire. Keep your mask so I'd be a minute. Roger. Tundra here. Leaving some supplies in one of the houses, Captain. Help yourself. Sì, ti ringrazio, non ho capito un cacchio di quello che avete detto, però avete parlato in due uno sopra l'altro. Ma per caso... wow, super attrezzato. Ma per caso devo uccidere per forza tutte le creature che ci sono qua in giro? Comunque ho talmente tante munizioni che sinceramente meglio mettere il fucile che è più potente, amen, sti cavoli della pistoletta. Permesso? Oh, questo è un bel effetto, sto col visore. Comunque Chris Redfield in Resident Evil 7 e come anche qui nell'8 è fissato con i silenziatori, nonostante lui combatta proprio a cazzo duro con gli zombie infetti, quello che caspita è, e diciamo che la furtività non serve praticamente a nulla, quindi insomma c'ha sta mania per i silenziatori, anche se non sono necessari nel suo mestiere, ecco. E per carità, questa non è una critica, è solo un'osservazione di stile di combattimento di Chris, diciamo così. In questi Resident Evil. I've never heard of a mutant mice seen colony growing so huge. Oh caspita. Ma che vuoi fa? AI guys, new boss. Keep going. Oh, quanto ci metti, lancia? Oh, ma siete parecchi. Parecchi ostinati. Lì il calcio magari mi avrebbe potuto aiutare, ma... sti cavolissimi. Che ho premuto L1 due volte sperando di fare il calcio ed è uscita fuori sta roba. Dove corri di bello? Continuano a sbucare all'infinito da qua, cioè non riesco a superare sto punto. Ok. E lancia. Target location. Damn, this is big. All right, Lobo. Marking the target. Roger that, boss. Bingo. All right. Ancora? Just a minute. Okay. No, non è okay. E divertitevi. Ancora, quanto ci mette? Oh no! Non è che ho altre... Ah! Un'altra, non so perché non me la... Bom. Ok, ma... Alle spalle? Ah, l'alberello del male. Sì, ci vorrà mezz'ora. No, sì. Come faccio? Scusatemi. Sì, ho capito, ma... con sti cosi mi vengono a rompere le scatole. Ci sono anche quelle stordenti, ma nel menu non le ho viste.
Cioè, rotto. Is the target locator working? Damn it, these things are using weapons. Ok, meglio curarsi. Tanto c'ha il coso infinito a quanto pare. Bioweapon numbers are increasing. Oh, ma dai. Calla. Venite, venite. Magari non venite troppo. Ma le stordenti. Ok. Cavolo. Non mi ha equipaggiato le altre perché non le ho messe come scelta rapida. Rallentato un po'. Che c'è che mi blocca dietro? Ah, ma questo è esplosivo. Mica l'avevo capito, mica l'avevo visto. Scancia sta roba. Sono duri questi da buttare giù. Sempre qualcosa alle spalle che mi blocca. Eh sì, un attimo, non è così semplice. Mortacci vostri, ecco, abbiate pietà. Fermi, va tutto bene, dai, 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 dai. Ok, ci ho preso schiaffi ma ne è valsa la pena. Good. Megamycete must be below. Che bello. I found a way down. I'm going in, the rest of you stay back. Captain, I compared the mold at the village with a sample from the bakers and there's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. Sì, è la roba che noi avevamo già scoperto facendo le cose extra opzionali, diciamo. Oh. E le granate, ok, ma dopo quanti proiettili. Beh, qui sicuro boss fight. Guarding the Mega Mycete, huh? Damn, Lobo, I got a tough guy here. I'm gonna need backup. Boss, you're on the ground. There's an opening in the roof. Use it. Ok, ho capito, quindi devo. Ma. Scusami, si disabile solo quando lui è là sopra, credo. Grazie al cielo, anche Chris può pararsi alla grandissima. No, Beh, sta mazza è enorme, come dovrei fare a schivare, cioè. Ok. No. No, non funziona. C'è qualcosa che mi sfugge? Ah, non era ancora arrivato, ecco. Dai, dai, dai. Cavolo, istantaneamente proprio. Ok, così lo stordisco comunque. E di davanti non prende danni. Devo solo temporeggiare, ancora ricarica in corso. No, speravo di passare sotto la scella, ma niente.
Beh, comunque Chris c'ha sto coso che cura all'infinito, quindi possiamo anche fregarcene molto sinceramente. Da bravo, da bravo. No, di davanti proprio zero. Proprio si vede che impatta sul metallo. Ops. Okay. I'll keep going. The rest of you stay above ground. Mazza chiodata, ok. Quindi si va ancora dal duca comunque. Col fatto che si può curare all'infinito, sì. Cioè sta parte è di scena, insomma, è tutta azione. Insomma, avete capito. So if Miranda was the fake Mia, where's the real one? I doubt she saw any further use for her. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little bird told her, maybe? We can figure that out later. Focus on the plan. Sì, alla fine è la cosa più sottintesa e probabile, ma ripeto, non mi stupirebbe vedere spuntare anche Mia adesso. Fucile alla mano, o motosega magari in mano, ecco. I found it. It's the Megamycete. Ok, che batte come un cuore e che sembra allo stesso tempo anche un feto abortino. Alpha the squad, I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Yeah. Che non c'era tempo è una grandissima puttanata, cioè. Visto una cosa sbrilluccicare. Ah, ma questo è tutto uno sbrilluccichio. Pip, 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 pip. Andiamo, andiamo. Andiamo a sparar. This must be Miranda's lab. Laboratorio di Miranda, che da sola c'aveva attrezzature e conoscenze che manco tutta l'Umbrella Corporation, perché sì. Oh mio Dio, qua ci sarà parecchio da leggere. Io so già che saranno puttanate. Here we go. Soggetto Salvatore Moreau. Compatibilità bassa con il Cadeau. Bla bla bla. Abilità cognitiva incredibilmente bassa. Il Cadeau ha causato drastici cambiamenti ai suoi organi interni, trasformando in organi che somigliano alle branchie dei pesci e una vescica natatoria. La sua divisione cellulare irregolare lo fa tramutare in un pesce gigante. Il soggetto non è in grado di controllare questa trasformazione. Troppi difetti. Non mi dovrei fare da involucro per Eva. E che cazzo è Eva? Sua figlia. Ma perché ha acquisito l'immortalità e la vita allungata tramite il mutamice. Raga, io non voglio più seguire questa stronzata. Mi sono rotto. Pff.
Oh mio Dio, al Cine Mitrescu, compatibilità col Kodo molto alta, ok. Avevo letto solo molto alta e credevo fosse la sua caratteristica fisica. Abilità cognitive normali. Tasso di rigenerazione incredibilmente alto, le ferite superficiali del soggetto guariscono in pochi secondi, le sue unghie possono trasformarsi in lunghi artigli in pochi istanti. Una rapida rigenerazione comporta anche una crescita fuori misura del suo corpo. Nota, a causa di una malattia ereditaria del sangue, il soggetto deve nutrirsi regolarmente di carne umana e sangue per mantenere le sue proprietà di rigenerazione. Chissà che razza di malattia aveva questa. E quindi ti spiegano sta cosa così e non era una vampira. Sospetto che in caso di mancato bilanciamento della generazione del soggetto, la sua mutazione diventerebbe incontrollabile, in perfetto stile Resident Evil, quindi di che stiamo parlando? Non idoneo a fare da involucro per Eva. Infatti poi è diventata quella creatura di Metal Gear, sì, di Metal Gear Solid, di Monster Hunter. Questo dovrebbe essere di bello sguardo. Sì, vediamo ora il discorso dell'elettromagnetismo. Compatibilità incredibilmente alta. Presenta organi elettrogeni simili a quelli della torpedine nerche giapponica. Voglio manco sapere che roba è. A un animale, credo. Questi organi sono connessi al sistema nervoso del soggetto. Può trasferire e controllare l'energia elettrica attraverso il suo corpo, il che gli permette di diventare un X-Men. Che sfrutta per muovere metalli, ok? Uno splendido esemplare, ma non idoneo a fare da involucro per Eva. Va bene. Donna Beneviento, abilità cognitive normali nonostante sia affetta da una grave malattia mentale. Il suo aspetto è quello di un normale essere umano, ma è in grado di secernere una sostanza che produce un segnale con cui riesce a controllare le piante infette del mutamicete, capito? Quando gli esseri umani assorbono il polline di uno specifico fiore, lei può far sì che abbiano delle allucinazioni pilotate e controllate da lei stessa, questo lo aggiungo io. Tuttavia è mentalmente sottosviluppata e ha diviso il Kado con tutte le sue bambole per poterle controllare da lontano. Non gli dono a fare da involucro per Eva. Sto discorso si era visto, no, della bambola che aveva quella specie di cosa carnosa dentro la testa. Madonna rega, quanti pollici in giù in questo video. Quanti? Immagino. Vabbè, raga, offendetevi. Che volete vi dica. Fatemi sparare anche un po' di vasi perché... vabbè, manco quello. Manco quello sfogo. Oh, raga, dite quello che volete, ma di Resident Evil c'è da prendere lo spara-spara, un po' di ambientazioni, l'atmosfera, le musiche. E tutto questo non è valido neanche per tutti i Resident Evil. Per la trama... sempre le solite puttanate, almeno per i miei gusti, che volete vi dica. Poi per carità bisogna fare distinzione perché ci sono Resident Evil e Resident Evil. Ci sono quelli un po' più digeribili e quelli più a sta roba. Ma paradossalmente mi aveva dato meno fastidio Resident Evil, mi avevano dato meno fastidio Resident Evil 5 e 6. A parte per il fatto che lì giochi in compagnia e quindi... smorsi un po' con le risate, no? Ti diverti in compagnia. A parte questo c'era il fatto che lì le puttanate erano talmente folli, ma proprio talmente, che tu proprio la prendevi di buon umore, proprio, ok? Invece qui c'è questa specie di parvenza di pseudotrama, questa pantomima, questa finzione di impegno nel voler creare una trama sensata, pseudotale, ma che alla fine poi è sempre la solita tamarrata. È per questo che è ancora più stridente l'effetto, il risultato. Foto di... boh, cose eschimesi, che roba è? Cara Miranda, ti porgo le mie più sentite scuse per non averti incontrato di persona. Avrei grande piacere a visitare di nuovo il tuo affascinante villaggio, ma sono tremendamente occupato. A ogni modo, immagino che una donna immortale come te abbia ormai dimenticato il povero studente di medicina quasi morto in una strada innevata. Non dimenticherò mai tutto ciò che ho imparato 15 anni fa durante la mia permanenza nel villaggio. La tua ricerca mi ha ispirato. Oh, questo è quello che ha formato l'Umbrella, scommettiamo? Coso, come si chiamava? Tipo.
tua ricerca mi ha ispirato. Poter trasformare un essere umano infettando con un organismo, un'idea futuristica. Sapevo che queste conoscenze mi avrebbero permesso di realizzare la mia personale visione del futuro e l'evoluzione umana. Perfino dopo due guerre mondiali e sull'orlo di una terza, le mie convinzioni non hanno mai vacillato. Tuttavia, dopo lunghe notti trascorse a parlare con te, ho compreso che cercavamo due cose diverse. Tu volevi riportare in vita una persona morta, io volevo cambiare il mondo. I tuoi esperimenti sulla muffa non mi avrebbero aiutato nell'impresa di ottenere un'infezione esponenziale, un virus sarebbe stato più efficace. Ecco perché, mia cara, ho dovuto lasciarti. Ancora mi pento di non averti detto addio. Perdonami se mi lascio andare ai ricordi, in realtà ho delle novità di cui parlarti. Ho trovato la chiave dell'evoluzione, il progenitore, un virus creato in Africa. Intendo fondare un'azienda con colleghi e amici dedicata alla ricerca del virus, la chiamerò Umbrella e Kala, proprio come il simbolo nella caverna di cui abbiamo parlato. Sono un po' più vicino a realizzare la mia visione, spero anche tu un giorno possa raggiungere il tuo scopo, mi hai insegnato così tanto e per questo sono sempre in debito con te. Con affetto il tuo eterno studente, Oswell e Spencer, ecco là. Spencer, here. No way. Ah, ecco, grazie al cielo almeno hanno messo una frase di Chris che ovviamente leggendo una nota del genere dovrebbe tipo wow, restare scioccato. E in teoria il gioco vuole mettere lo stesso effetto shock anche nel giocatore, ma con me non attacca, e sapete perché? E mi ricollego alla critica che avevo fatto al discorso del simbolo dell'Umbrella, che poi non avevo approfondito, perché poi ho aperto la parentesi sul discorso dei spoiler, mi sono un po' perso su me stesso. Sto discorso, sto ricollegamento shock, tipo, oh mio Dio, torniamo a Villa Spencer, Resident Evil 1, la nascita dell'ombrello, wow, che collegamento. Sta cosa non attacca, sapete perché? Perché è finta. È costruita, non è naturale. Che caspita intendo dire? Che non è stata una saga progettata dall'inizio alla fine, è una cosa che si evolve, ok? E questa cosa va bene, ok, naturalmente, entro certi limiti. Ma a me non va bene quando questi colpi di scena o certi sequel, prequel e ricollegamenti non erano progettati all'inizio e vengono fatti decenni dopo, perché Resident Evil 1 1987, no? Che 92, non mi ricordo la data, quello che è. E adesso siamo nel 2021. Tenete a mente che la Capcom di oggi non è neanche la stessa che ha creato Resident Evil 1. Ad esempio, uno dei padri fondatori, che è Shinji Mikami se non sbaglio, neanche fa più parte della Capcom, ma da parecchio tempo si è staccato, dato a fare i cavoli suoi. Quindi tutte le volte che in giochi fanno sti ricollegamenti in saghe che si prolungano nel tempo, ovviamente questo discorso non vale solo per Resident Evil, lei sia chiaro, è un discorso in generale. Vedi ad esempio la compilation di Final Fantasy VII con tutte quelle puttanate degli spin-off. Tutte le volte che avvengono questi collegamenti, queste manipolazioni, queste aggiunzioni, eccetera, eccetera, sono finti, sono fatti per far restare di shock il giocatore un po' bietolone, senza offesa per nessuno di voi che magari in questo momento è tipo oh mio Dio che bel collegamento, con me non attacca, soprattutto quando questa cosa è inserita all'interno di tutto sto contesto totalmente demente di sta storia e tutte le tamarrate, e di lì non ce la faccio più a parlare, andiamo a sparare, andiamo a finire sto gioco. Urca urca. Cado. So they're using this to control the bioweapons. Che altro c'è di bello qua? Altre foto, qui torniamo su Evelyn. Sì, queste c'erano proprio nel set. Ah, e lei lavorava lì, capito? Bam! Adesso tutto ha senso. Adesso ritiro tutto quello che ho detto, capito? Adesso tutto quadra ed è costruito in modo sensato. Chiedo scusa. Quella forse è mia. Mia cara Eva, sono passati 100 anni da quando l'influenza spagnola ti ha portato via da me.
Ah no, quindi forse non c'entra col discorso della fiaba, almeno questo no. La fiaba è messa all'inizio del gioco solo per farti vedere qualcosa di diverso dal classico Resident Evil e farti credere che questa esperienza sarà chissà che, e alla fine invece no. Mi sono sentita così impotente, ma ora grazie al potere del Mega Micete posso riportarti in vita. Ho dovuto testare le abilità rigenerative del nuovo involucro, l'ho fatto a pezzi e poi l'ho riportato in vita grazie al calice dei giganti, tramite il quale è possibile regolare i poteri del Mega Micete. Ora devo solo fonderla col Mega Micete, la cerimonia sta per iniziare. Dopo averti perso, ero così afflitto dal dolore che ho vagato all'interno di una caverna in cui volevo lasciarmi morire così da controllarti nuovamente. È stato lì che per caso ho trovato il Mega Micete. Che grandissima botta di culo, tra l'altro, aggiungiamo. Quando ho toccato quella sostanza scura, un'immensa conoscenza ha illuminato la mia mente. Mega Micete scompone e assorbe le conoscenze di coloro che hanno perso la vita. Il livestream di Final Fantasy VII, pure questo, vai. Sapevo che la tua coscienza era lì e che avrei potuto usarla per riaverti con me, avevo solo bisogno del giusto involucro. Una volta tornata al villaggio, ho impiantato la muffa del Mega Micete negli abitanti. In questo modo potevo controllarli e fare gli esperimenti. Ho studiato centinaia di soggetti prima di trovare il involucro perfetto. Ho perfino creato un parassita chiamato Kato, sperando che rendesse più facile trovare il giusto involucro. Ma i miei esperimenti non hanno dato i frutti sperati. Alcuni, come Alcina, erano quasi perfetti, ma molto di loro sono trasformati in Lycan. A un certo punto sono stata contattata da un'organizzazione che si è offerta di aiutarmi. Ho dato loro un campione della muffa e il tuo DNA. Così hanno creato Evelyn, un altro fallimento. Perfetto, ecco l'origine di Evelyn. Tuttavia mi sono stati utili in qualche modo e grazie a loro che ho saputo di Rose, di come lei fosse l'involucro perfetto. Ci sono stati intoppi, ma sono riuscita a verificarne la sua idoneità. La mia ricerca adesso è completa. Eva, ho atteso così a lungo per riaverti con me. Va bene, come dite voi. Sì. Ai ai ai. Mi rendo conto di quanto sono stato fastidioso nel leggere in questo modo, ma era per riflettere il fastidio che sto provando io. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. Goddamn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait! You can't leave me here! You promised, damn it! You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me. Where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... He's gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... You don't understand how special he is. Regà,
Le cose sono due per quanto riguarda i futuri Resident Evil. O io non gioco mai più a un Resident Evil, oppure gioco e faccio finta che non c'è una trama. God, freeze it. Shit, my body. You're so dumb. Evelyn? How are you here? You're dead. Dead? I mean, Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong! It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Remember. That's impossible. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! Then what am I? I did all that. Rose. Mia. I... daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose. At last, he awakes. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly.
Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be. I gotta go. Ok, per prima cosa devo dire che ho staccato perché in pratica non c'era un salvataggio, o se c'era me lo so perso, fin dalla battaglia contro Bello Sguardo fino a sto punto. Quindi arrivato qui ho staccato perché avevo da fare. Tra l'altro non avevo visto che c'era la macchina da scrivere lì davanti, quindi sono ripartito dal salvataggio automatico, chi se ne frega. Però sta pausa mi è servita perché... A parte mi sono calmato un pochettino, ho avuto occasione di controllare una cosa che qui ci stava alla perfezione. Qual è il punto? Che dopo sta rivelazione fatto di Ethan, sicuramente a molti giocatori o spettatori di questo video viene da pensare: ah, ma allora tutto il discorso delle ferite di Ethan che viene trafitto, mutilato, eccetera eccetera, e non gli succede niente, basta un po' di acqua santa e passa tutto, è giustificato. Quindi ha un suo perché, non è una cosa sbagliata, eh? Allora dobbiamo ricrederci tutti, pure io, no? E invece no. E adesso mi spiego. Cioè, cos'è che sono andato a controllare intanto fuori camera, approfittando di questa pausa, questo stacco che ho fatto? Sono andato a controllare se Resident Evil 8 era stato messo in cantiere, in sviluppo, cioè quando è iniziato lo sviluppo dell'8. E a quanto pare, attenzione, non ho approfondito molto la cosa, ma insomma mi è bastato quello che ho trovato. A quanto pare hanno iniziato lo sviluppo dell'8 più o meno in contemporanea con il 7, per così dire. Solo che siccome non sapevano se il 7 avrebbe avuto successo, per l'8 avevano già progettato di avere delle cose simili al 4, che è stato un titolo di successo. Così pensavano che se anche il 7 magari non fosse andato bene, l'8 avrebbe comunque risollevato un po' le cose. Ovviamente tutto questo in fase di sviluppo all'inizio, poi le cose sono andate, insomma, le solite modifiche che avvengono durante lo sviluppo. Però siccome l'8, almeno in parte, almeno in certi concetti, è stato concepito mentre nasceva il 7, si può dire che sta cosa qui di Ethan l'avevano già pensata almeno in parte all'epoca, ok? Quindi non è una cosa che si sono inventati adesso. Mi sto riagganciando al discorso che ho fatto prima quando ho letto tutte le note lì con Chris in quel laboratorio di Miranda. Avevo detto: non so se l'8 è stato pensato in modo naturale prima col 7 o se non è così. A quanto pare è così, l'8 è stato pensato già in principio. Però il discorso che ho fatto sull'Umbrella Corporation resta, perché quello ha a che fare con l'1 e non c'entra niente perché all'epoca non era prevista, bla bla bla. Quindi quella è una specie di colpo di scena, è un collegamento finto, cioè messo così per scena, ma in realtà non, per me non conta niente. E invece sto discorso di Ethan, ripeto, è già stato pensato nel 7, quindi dovremmo ricrederci tutti, no? E non è così, cioè, perché anche se... questa cosa se l'erano pensata, il punto è che non riesce a stupire, o almeno me personalmente, perché nel 7 il fatto che lui gli tagliano la mano, il piede, viene trafitto eccetera eccetera, cioè io già nel 7 e anche qui nell'8 l'avevo vista come una puttanata, una tipica tamarrata di Resident Evil, perché insomma la saga mi ha abituato a questo. Quindi siccome ora è saltata fuori la verità,
per me non ha avuto effetto, perché io vedevo braccia tagliate, mani tagliate, cose trafitte, bla bla bla, e pensavo, vabbè, è una tamarrata di Resident Evil. E invece salta fuori che è perché Ethan era morto? Ma ah, ok, ma credevo fosse una cazzata, Capcom. Mi hai abituato alle tue cazzate, quindi io pensavo fosse semplicemente quella. Quindi l'effetto colpo di scena, perché noi ce l'eravamo già progettati, capito? Già durante lo sviluppo del 7 noi pensavamo di metterti ste cose. Ah sì, Ethan si taglia il braccio, la mano. A te giocatore non sembra strano? No, non mi sembra strano, Capcom, li mortacci tua. Ho visto Wesker divinità del cazzo, ho visto in Resident Evil 6 il centauro che sparava la mitragliatrice mentre galoppava sui binari. Capcom, ho visto tante di quelle stronzate che quando mi hai mostrato Ethan bla 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 nel 7, io ho semplicemente pensato fosse una tamarrata tua tipica. Quindi quando adesso mi hai rivelato sta cosa, che già ti eri progettato in cantiere perché sei brava, Capcom, hai fallito! O almeno con me, giocatore. Hai fallito totalmente, perché a me non fa né caldo né freddo. Sti cazzi, ok, quindi Dan va bene. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Però, insomma... Insomma, spero di essere stato chiaro. Ora prendiamo un po' di ben di Dio che c'è prima della imminente battaglia finale. Duca, momento degli ultimi potenziamenti. Eh beh, direi. Vediamo di fare al volo, perché già di chiacchiere ne abbiamo fatto abbastanza. 5.000 per le cure non credo, perché... Amat Victoria Coram. Ok. Sì, Heisenberg cristallizzato, pure il sigaro. E non sono riuscito a completare l'ultima ricetta, mi pare. O erano due? Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Sì, mi fa molto piacere. Vendiamo anche questo, non è molto. Insomma, 6.600. Grimaldello, chi lo sa, magari più avanti c'è un qualche cosa di chiuso. Teniamo. Little and often fills the purse, as they say. 4 soluzioni mediche. Nulla di nuovo. A canna lunga per... Aspetta, il V61. Ah, è questo. Chi se ne frega. Cartuccio shotgun, che se ne ho 25. Ma sì, prendiamo. E poi andiamo di potenziamenti dementi. Me ne frega niente, non guardo i costi, non guardo nulla, clicco finché posso. Leave this to me. Non posso più a quanto pare. E poi andiamo con 19.000, non ci faccio niente, mi sa. Cadenza di tiro sul cecchino potrei. Sì, è l'unica cosa che posso fare. Ho la pistola qua, ma sti cavoli. Please, be well. Thanks. Sì, non so come andrà a finire. Comunque, grazie di tutto, anche se non mi sei mai stato molto simpatico come mercante. Non sei quello del 4, ma non è colpa tua. È difficile essere del calibro di quel mercante. Ok, spero davvero di essere stato chiaro con questo discorso e di non aver dimenticato di dire qualcosa. Ah, siccome siamo alle battute finali, almeno credo, piccolo discorso, brevissimo, visto che già ho parlato così tanto, grazie di avermi seguito e ringraziamento ai donatori del canale. È un po' brutto farlo così stringato per, insomma, andare un po' di fretta. Però sì, insomma, grazie a chi dona al canale. Purtroppo sta serie è andata un po' così, parecchi discorsi, anche parecchie lamentele. Spero non dispiaccia ai donatori recenti di vedere il loro nome magari apparire in questa serie un po' col finale brontolino, ma insomma, in ogni caso grazie a chi mi dona, magari anche perché apprezza proprio le mie lamentele, le mie osservazioni. Un attimino. Ok, bastava uno solo. S-
Scusi, non ho tempo da perdere. Anzi, lasciamo quella pistola che di sicuro durante la battaglia non mi servirà a nulla. Invece cecchino e shotgun saranno le mie armi principali. Lanciagranate. Ah, sì, ho preso prima. Sì, vabbè, Ethan, hai sconfitto la morte. Che te frega ormai. Ok, mi sento pronto. Ah, little Ava, my beautiful daughter. Come to me. Ava. Is that you? Oh, how I've missed you! What? My power is leaving me! Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you properly, every... Get her, now! Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled. No! Rose is mine! What the fuck? You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamycete. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true happiness. So now you can die peacefully and permanently. Not letting you get away! Ok, stavo aspettando la fine del suo monologo. Beh, mi sa che adesso dirà altre frasi di circostanza. Ogni tanto masticavo, li posso concentrarmi sulla battaglia. Wow, che schifo sei. Ma che roba è, vabbè. Ethan ha detto what the fuck all'inizio dello scontro e mi sembrava estremamente opportuno. Il bello che lei ha detto muori. Come fai a uccidere una cosa che è già morta? Here I come. You understand the love of a parent or child, don't you? How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Sì, infatti, che logica è? Your time is up! Now die! Caspita. You won't be defeated. I've never seen a human live without his heart. Are you sure you're not? Vabbè, che mi serve il cuore? Sopravvalutato. The Megamycete saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive you nuts. Forse dovrei.
Ho ancora due cure. Forse dovrei divertirmi, raga. Siamo alla battaglia finale. Non so se ci saranno più fasi, ma insomma, spariamo magari due colpi magnum, eh. Ma ragazzi, sto boss sarebbe perfetto in un Devil May Cry. Qui invece è la solita tamarrata di Resident Evil. Ridi, ridi. La morte è la vera essenza della felicità. I think it's time you left things in my hands. Go on. The hell I will. Col cazzo mi sembra un'ottima risposta. Aspetta, scusa che ti interrompo. Mettiamola anche qui. Posso. Ok. Megamycete. My daughter will be made manifest at last. I've waited a century. A century. All for this day. Forse qui sono al sicuro, ok? You still stay. Forse l'ho mancata, accidentaccio. I shall put you to rest. No, no, forse l'ho beccata. Why do you interfere? Surely you have no need of those now. So close to death. She's my goddamn daughter, you psycho! Ah, non mi è partito il colpo, speravo. Sì, ho capito. Ah, ma io non c'ho cura. Ah, ho fatto i conti senza Lost. Non avevo controllato, ma ero sicuro di avere qualche erbettina, invece. E ho fatto la parata, forse no. Ehi, ma io sono già morto, non posso morire due volte, non c'ho manco il cuore, che cosa vuoi ammazzare due volte? Vabbè, scherzi a parte, capisco che sta cosa ha senso per motivi di meccaniche, ovviamente deve esserci una cosa che permette al protagonista di morire, permette difficoltà al gioco, cioè è scontato, ma lo specifico perché sennò qualcuno potrebbe dire: ah, ma stai criticando pure questo? No, questa non è una critica, questa è una battuta, ovviamente. Accidenti, ogni volta che manco con un colpo magnum mi viene un colpo al cuore, anche se non ce l'ho più. Se permetti preferisco resistere invece. Ok, forse è meglio curarsi. Sarò anche morto, ma posso morire lo stesso. Accidenti, è stato un po' stupido provare a colpirla lì, credo. E ridi, ridi. Rose!
It's all right, Rose. It's all right. Ethan, wake up. Oh, no. Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. You tell yourself. Now, come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Ethan. Go, take us up now! Wait! Where's Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go, not without my husband! Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris, what have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay.
gifts we gave, but more you took, she snarled. So more, in turn, is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, my sea.
the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon. It's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like a killer. I think it does. But if... Hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. Ok, discorso finale partendo proprio dal finale, che vorrebbe essere molto emotivo e magari in questo momento qualcuno potrebbe essere condizionato, influenzato da questa cosa. Magari è anche un momento lacrimuccia per alcuni, ma per me non è affatto così. E non perché io sono insensibile, perché ci sono anche giochi dove ho pianto, ma il fatto è che il gioco per me non riesce in quello che vorrebbe essere il suo obiettivo, una specie di altalena di emozioni, perché prima muore Ethan e quindi il giocatore dovrebbe rattristarsi, tipo restare scioccato, cosa che per me non è successa, poi resuscita, quindi tipo ok, c'è di nuovo Ethan, allegria, e poi muore davvero, quindi di nuovo tristezza. Per me tutto questo effetto non è riuscito. Sempre perché la Capcom non riesce a raccontare le cose in modo efficace. Per certe cose sì, anche per certi dettagli, tipo il fatto che poi si vede Rose che ha la stessa giacca di Ethan, quindi è un bel dettaglio, una bella cosa. Ma per altre cose non ce la fa la Capcom a raccontare le cose bene, con i dialoghi, le scene, cioè... Giusto per esempio il fatto di Chris che poi nell'aereo si mette a parlare della BSA, perché a quanto pare quelli hanno mandato le armi biologiche, queste cose, vorrebbe essere una specie di altro colpo di scena per dire attento giocatore, adesso succede qualcos'altro, la storia non è ancora finita, chissà che cosa arriverà adesso in futuro nel mondo di Resident Evil. Spoiler, probabilmente l'ennesimo DLC del cazzo, come i DLC totalmente del cazzo che sono usciti con Resident Evil 7, ricordiamolo. E inserire quella cosa in quel momento, cioè a me giocatore, non me ne dovrebbe
fregare nulla in quel momento, no? Col fatto che Ethan è morto. E questa sembra una piccola cavolata, un dettaglio, ma è una di quelle tante cose per cui non riesce bene sta cosa di provare dispiacere per Ethan. E torniamo a quello che già vi ho detto durante il Let's Play. La Capcom continua a fare soldi, continua ad essere famosa, Resident Evil, e anche per questo qui c'è già chi dice il capolavoro, bla bla bla, e tutte ste cazzate, perché regà, ok, ognuno ha i suoi gusti, ma non ho proprio idea di come si possa dire che questo è un capolavoro. È un survival horror, ok, ha i suoi bei momenti, ci siamo divertiti, ok, ma capolavoro e tutte ste cazzate. Comunque, lasciamo perdere. Inevitabilmente un Resident Evil vende sempre, fa sempre fama, fa sempre discutere, eccetera, eccetera. Quindi la Capcom i soldi ce li fa sempre, eppure siamo nel 2021, tutti i soldi, tutta la fama, eccetera, eccetera, e la Capcom ancora non sa raccontare bene certe cose. Fa sempre dialoghi, scene alla cazzara, tipo il discorso di Bello Sguardo con la TV, ed è solo un esempio, ok? Non fossilizziamoci su quella cosa, eh? È tutto insieme di tante cose che dimostra che la Capcom ancora fa cose alla cazzara. E questa cosa mi ha dato fastidio aggiuntivo qui in Resident Evil 8 per via di certe cose della trama che non mi sono affatto piaciute. Poi, per carità, ci sono anche le cose belle, le ambientazioni, le fasi survival, ok, anche se è giusto dire che non c'è stato nulla di particolare come meccaniche o come robe del genere, però insomma è stato piacevole. Complimentissimi per la parte in casa Beneviento, ripeto ancora, per me è sostanzialmente l'apice della paura, quella proprio vera con la P maiuscola, in tutta la saga di Resident Evil fino ad oggi. Complessivamente è stato comunque interessante giocarci, ma la trama non mi è piaciuta. Quindi non lo so, spero che il prossimo Resident Evil sarà più di mio gusto, anche se pure quello sicuramente avrà delle tamarrate con cui dovrò convivere, perché la saga è quella che è, purtroppo, perché insomma l'ho già detto diverse volte che mi piacerebbe vedere un Resident Evil più serio, più maturo. In ogni caso è chiaro che prima o poi vedremo un Resident Evil con protagonista Rose, visto che alla fine poi c'era quella scritta «Si è conclusa la storia del padre» e quindi poi ci sarà la storia di lei, no? Che ha i poteri di Evelyn e quindi... Cioè io già penso alle cose tamarre possibili. Sempre perché questa saga mi ha abituato a cose brutte, quindi io poi mi preparo al peggio. Comunque, quel che sarà, sarà. Intanto spero che questo mio let's play e questi miei commenti, anche queste mie critiche, vi abbiano comunque offerto dell'intrattenimento piacevole. Vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo let's play. Ciao ciao!